tra poco Ameria Radio in diretta. Tra poco Ameria Radio in diretta. Tra poco Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Benvenuti al nostro appuntamento mattutino con Buongiorno Ameria Radio. Dall'ufficio comunicazione un saluto da Valentina Campana e da Paolo Pellegrini. Bene, questa mattina Paolo dobbiamo fare un piccolo appunto. Ieri nell'almanacco ci siamo dimenticati di fare gli auguri di compleanno ad una nostra cara collega, certo, Francesca. Quindi auguri a Francesca, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Francesca, tanto non ti rispondo ugualmente perché dice che io non gli rispondo. Tanti auguri Franci. Ciao Franci, auguri. Bene, questa mattina non abbiamo le citazioni dei nostri ascoltatori misteriosi. Hanno dormito, anche se abbiamo visto che Remig girava per, diciamo, i locali dei nostri uffici, così un pochino etereo, quindi non era concentrato e quindi non ha fatto la consueta citazione e la velata pure probabilmente. Sì, bene, allora proseguiamo subito e vediamo chi si celebra. E si celebra Santa Clotilde, è la protettrice degli zoppi. Brava Clotilde, che protegge bene, bravo, sono contento per Clotilde. I nati di oggi? Allora, i nati di oggi, nel 1925 nasce Tony Curtis, attore statunitense di grande fama, nato a New York, consacrato al successo per la sua interpretazione in A qualcuno piace caldo di Billy Wilder con Marilyn Monroe e Jack Lemmon. Recitò in oltre 90 pellicole cinematografiche. A me piace ricordare Il sottomarino rosa, che era fantastico, quando soprattutto è andato a prendere il maiale al povero villico locale per festeggiare il capodanno, e viene fermato da una pattuglia dell'MP che vede questo maiale con il cappello in testa e lo fanno passare per un marinaio ubriaco. È un film fantastico. Nel 1950 invece nasce Maurizio Mattioli, romanaccio doc. Il suo primo mestiere è quello di comico, che lo ha portato a recitare in una sessantina di pellicole, gran parte delle quali girate con i registi Neri Parenti e Carlo Vanzina. Nel 1977 nasce Checco Zalone, è la nuova star della comicità italiana, salito alla ribalta con il suo linguaggio politicamente scorretto e dissacrante, condito spesso da parolacce ed espressioni al limite che dividono la critica tra estimatori e detrattori. Nel 1986 nasce Rafael Nadal, nato a Manacor, nella zona orientale dell'isola di Mallorca, in Spagna. È un noto tennista, considerato uno dei migliori tennisti di sempre. Dal 7 ottobre 2013 al 6 luglio 2014 è il numero uno della classifica ATP, posizione conquistata anche dal 18 agosto 2008 al 5 luglio 2009 e poi dal 7 giugno 2010 al 3 luglio 2011. Questo è il divo, no, che piace tanto a Francesco. Assolutamente sì, anche a me. Devo dire che
che c'è anche il cagnolino che si chiama Rafa. Esatto. Un po' rustellino. Tanti auguri Rafa Nadal. Esatto. E anche un bacetto a Rafa. Assolutamente, sono d'accordo. Vediamo invece, Paolo, che nella storia, oggi, nel 1944, nasce la CGIL. A poche ore dalla liberazione di Roma da parte delle truppe anglo-americane, il mondo del lavoro italiano ritrovò la sua unità, dando vita a una nuova grande alleanza sindacale. Nasce così la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CGIL, come abbiamo già detto, attualmente il maggior sindacato italiano con più di 5.700.000 iscritti. Nel 1969, invece, l'ultimo episodio di Star Trek, Diario del Capitano, data astrale 5928.5, è l'incipit che i fedelissimi della più celebre serie televisiva di fantascienza hanno ascoltato per 3 stagioni e che apre l'ultimo episodio, trasmesso dalla NBC nel 1969. L'episodio vede un antico amore del capitano Kirk, la dottoressa Yannick Lester, a tirare in trappola l'ufficiale e sottoporlo a una macchina in grado di scambiare le menti di 2 individui. Lo Star Trek è bellissimo, l'ho visto adattato, è vero, il mio nome da Battaglia Enterprise 65, quindi per Star Trek. Stamattina mi impasto, non ho capito perché, non ho bevuto il nocino, devo andare a bere il nocino, se no non va. Bene Paolo, bene. Quindi proseguiamo verso la nostra rassegna stampa. E quindi? Lanciamo la sigla! Segna stampa. Oggi si parte dalla pagina regionale del Messaggero. Verso la zona bianca, questo ci piace molto come titolo di testa. Vaccini, super fornitura, 46.000 dosi di Pfizer per la spallata di giugno. Meno affanno per la gestione delle scorte, immunizzato il 41,7% dai 60 anni in su. Nell'ultima giornata 33 nuove positivi e si ferma lo stillicidio dei morti. Allora, per quanto riguarda i vaccini, sì, sono arrivate queste 46.000 dosi di Pfizer che continueranno a far andare avanti la campagna vaccinale che ha preso veramente il via e che abbiamo visto che in questi 3 giorni ha visto andare avanti l'immunizzazione per gli ultrasessantenni, mentre sono arrivati gli SMS, e come vi ho detto l'altro giorno è arrivato anche a me, per la campagna degli ultracinquantenni che adesso diciamo partono con la campagna di immunizzazione. Sui dati, i dati sì, è vero, c'è una lenta discesa, solo questi 33 nuovi positivi, e si dice che si ferma lo stillicidio dei morti. Purtroppo, per esperienza personale, devo dire che ieri sera invece a Terni è avvenuto il decesso di un, diciamo, di un ex dipendente della Camera di Commercio che era un nostro amico, e quindi facciamo le condoglianze a tutta la famiglia, e che purtroppo dopo più di un mese di terapia intensiva è deceduto ieri sera al Santa Maria di Terni. Un'altra situazione che invece si è verificata ieri in chat è stata quella dei medici di famiglia. Io stavolta non aderisco. Tra i medici di famiglia in chat esplode la polemica. Dibattito caldo tra chi si dice sia all'accordo con la regione e chi spiega perché non lo farà. Basta un post per far alzare la tensione sull'immunizzazione degli assistiti. In effetti ieri, diciamo, dopo la messa in rete di un post sull'accordo con la regione per i medici di famiglia, qualche medico ha detto che non lo rispetterà, anzi che non aderirà a questo accordo per una serie di motivi, tra cui il principale è quello della poca organizzazione addirittura dei loro studi per portare avanti questa importante
campagna vaccinale, che quindi non potrebbe essere gestita al meglio presso gli studi di alcuni medici, quelli che si sono detti fuori da questo accordo, non per il discorso Novax, Sivax, ma proprio per un fatto organizzativo, perché in mezzo agli altri tantissimi impegni che si ritrovano addosso i medici di famiglia, pensano di non poter dare un buon servizio agli assistiti. Di qui è nata la polemica, con uno scambio di stilettate tra colleghi proprio in chat. È chiaro che, come dicevamo ieri sera in una trasmissione dedicata proprio al 2 giugno, alla libertà, la libertà di espressione è la prima regola di una democrazia. Poi si può essere più d'accordo o meno d'accordo. In questo caso direi che se ci sono delle problematiche organizzative vanno superate, senza però polemizzare e dire solamente no, magari per motivi non coerenti con il pensiero, diciamo, degli assistiti stessi, insomma. Ecco, quindi un medico di famiglia che dice no a questa situazione non fa un buon servizio, almeno a mio modo di vedere, me ne assumo le responsabilità, agli assistiti che ha diciamo sotto il proprio la propria responsabilità. Comunque, staremo a vedere. Questa polemica poi si è chiusa in chat con proprio una dichiarazione di chi aveva messo il post all'inizio, del tenore che ho fatto io in questo momento. Bene, Vale, io per il regionale ho concluso. Non so se tu hai da aggiungere. Sì, Paolo, allora iniziamo subito. Bollo auto incassato meno del 40%. Nei primi 5 mesi in regola, un Umbro su 3 riscosse 36,7 milioni rispetto ai 94,9 incamerati nel 2020. Vediamo infatti, come abbiamo letto anche dal titolo, che 2 Umbri su 3 non hanno ancora pagato il bollo auto per le rispettive vetture e sono già passate 3 delle 6 scadenze annuali fissate per il 2021. La cifra si evince dal dato degli incassi: erano 94,9, come abbiamo già visto prima, milioni riscossi complessivamente lo scorso anno. Al 31 maggio 2021, sui primi 5 mesi sono stati incamerati 36,7 milioni, poco più di un terzo, per la precisione il 38,7% dell'anno precedente, e i dati sono forniti proprio dalla regione Umbria. Infatti, secondo proprio una stima di questi uffici competenti, mediamente il bollo auto in Umbria si attesta intorno ai 180 euro. La voce bollo rappresenta una delle categorie più importanti del bilancio regionale, visto che annualmente si stima una cifra complessiva di circa 90 milioni, a cui vanno aggiunti 30 milioni di evasione annua. Nel 2020, nonostante lo stop del lockdown, la regione aveva messo in campo un'azione di recupero inviando 35.000 avvisi che stanno arrivando in questi giorni agli Umbri che non hanno provveduto al pagamento del bollo auto nel periodo tra il 1 marzo e il 31 luglio. Vediamo che se la regolarizzazione avviene entro determinate scadenze, è previsto anche uno sconto sulla tassa, che va dall'1,5% al 5% in base alla tempistica di pagamento. Vediamo che oltre al bollo anche l'assicurazione, il 28,3% paga in ritardo. I dati questi sono stati elaborati da facile.it e quasi un Umbro su 3 paga in ritardo l'assicurazione automobilistica, ossia quando il contratto è già scaduto nel cosiddetto periodo di comporto. In questa speciale classifica il cuore verde è quindi a livello nazionale, con il 28,3% di automobilisti che rinnovano la RC durante i 15 giorni di dilazione, insomma, consentita. Sempre in questo tema vediamo che con 74 vetture ogni 100 abitanti, la regione al terzo posto in classifica, quindi sopra la media mezzi a metano, ma è in coda per i nuovi veicoli. Nonostante le immatricolazioni nel 2020 nella nostra regione siano calate del 30% rispetto all'anno precedente, l'Umbria resta sul podio delle regioni con il maggior numero di automobili in rapporto alla popolazione. Siamo a 74,32 vetture ogni 100 abitanti. Vediamo che a Terni si percorrono intorno agli 11.592 km annui e si utilizza l'auto 283 giorni l'anno per percorrere tratte più brevi, 41 km. Il traffico è più intenso nella provincia di Terni, dove si procede a una velocità media inferiore di 4 km orari rispetto a quella invece di Perugia. Bene, vediamo che insomma la situazione degli Umbri in merito al pagamento delle tasse per l'auto è un pochino...
incerta, un po' incerta, però comunque abbiamo tante auto. Sì, questo è vero, abbiamo tante auto e si vede girando anche per la nostra città, sì. Le auto sono sempre, sì. E devo dire che abbiamo anche il polso della situazione noi, perché avendo delle convenzioni, no, come Confartigianato con, sì, le concessionarie di auto per alcune marche, abbiamo visto che facendo, siccome dobbiamo fare l'attestato di iscrizione per far sì che il nostro associato usufruisca di questi sconti anche molto molto alti, ne abbiamo fatti tantissimi nell'ultimo, sì, mese, anche e se mezzo. C'è un 30% di calo delle vendite, sì, però stranamente noi abbiamo visto nella nostra questo, provincia abbiamo visto, no, sì, abbiamo visto almeno questo aumento di attestati proprio, sì, per acquisto di mezzi privati e anche per furgoni e mezzi, sì, mezzi da lavoro, insomma, ecco. Sì, anche se sono un problema soprattutto a Terni per l'inquinamento. Assolutamente, auto. Sì, questo sì è vero. Vedremo come insomma anche gli enti si organizzeranno per, sì, il problema inquinamento. Anche perché purtroppo ancora l'elettrico è un po' lontano anche per i costi che ha, sì, che hanno le stesse vetture, insomma, e la poca distribuzione delle colonnine. Ecco, quindi speriamo che insomma questa situazione con l'andare avanti del tempo insomma migliori e che quindi anche la situazione dell'inquinamento possa migliorare, anche perché abbiamo visto che sì, già l'ibrido, no, sta facendo molto, quindi il rinnovo del parco macchine è già un passo importante. Sì. Parlando sempre, Paolo, di problemi ambientali, sono 490 le discariche abusive in Umbria. Rifiuti abbandonati nei primi 5 mesi del 2021, quasi raggiunto il dato dell'intero 2020. A pagare le bonifiche sono i proprietari. Vediamo infatti che c'è stato proprio l'aumento degli abbandoni di rifiuti speciali e pericolosi, che cresce il numero anche delle discariche abusive, che sono 490. Gli scarichi fuori legge riscontrati nei primi 5 mesi del 2021 dall'ARPA, l'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, su segnalazioni proprio dei cittadini, contro i 550 dei 12 mesi dell'anno precedente. A pagare per la maggior parte sono i proprietari dei terreni dove vengono insomma abbandonati i rifiuti, perché se non si riesce ad individuare chi è stato ad abbandonare quei rifiuti, scattano proprio l'ordinanza comunale di bonifica in carico ai titolari degli appezzamenti. In questo caso spesso costa meno pagare l'infrazione, che ammonta a 206 euro, piuttosto che la bonifica. Diciamo che questo sicuramente ci lancia l'allarme anche il presidente dell'ARPAL, che c'è bisogno di fronteggiare questo problema, perché ci porterà veramente dei grandissimi danni ambientali. Sì. In Umbria riapre il turismo e arrivano i primi stranieri. Vediamo, le città d'arte fanno il pieno, a Orvieto anche tedeschi, austriaci e svizzeri. Nel Trasimeno ci sono già prenotazioni per i prossimi weekend. Vediamo che i turisti ci sono anche ad Assisi, a Spoleto, dove già da qualche giorno sono iniziate le riprese di Don Matteo, a Gubbio, a Foligno con la sua splendida Rasiglia e Terni con la Cascata delle Marmore. L'Umbria, presso zona bianca, sta tornando attrattiva. Vediamo infatti delle foto con delle persone che comunque popolano i luoghi insomma importanti delle città della nostra regione, e devo dire che questo è molto confortante e ci dà veramente uno spiraglio di libertà per, insomma, dopo l'anno e mezzo che abbiamo passato reclusi, diciamo. Tricolore di protesta a Castelluccio. Urbano Testa ha riprodotto la bandiera italiana sulla facciata della casa rimasta in piedi nel borgo distrutto dal sisma del 2015. È una foto virale, l'immagine e i video stanno facendo ora il giro dei social di tutto il mondo. È davvero carina questa casa, che si vede che è rimasta intorno a tutte le macerie delle case che sono crollate con il sisma del 2016. Urbano dice che la sua casa è rimasta in piedi proprio per i grandi lavori che hanno fatto insomma i suoi avi per la ristrutturazione di questa sua casa. Lui abita a Roma, ma ha il cuore comunque a Castelluccio, perché lì ci sono le sue radici. E quello che diciamo lo fa arrabbiare è che ancora non si è partiti per ricostruire questo paese. Sicuramente nei prossimi mesi questo avverrà, come ci auguriamo tutti, e lui ha voluto insomma fare questo omaggio all'Italia, quindi ha avuto un permesso per entrare nella zona rossa di Castelluccio per fare diciamo questo dipinto sulla faccia della sua casa. Invito tutti a vedere la foto o nel giornale a pagina 11 del Corriere dell'Umbria, oppure anche sui social, perché è davvero carino. Vediamo che parliamo sempre di Castelluccio, tutto pronto per la fioritura, torna il rischio assembramenti. Domani riunione decisiva per la gestione dell'evento con prefetti, Procev e sindaci di Umbria e Marche. Alemanno, contiamo
con un po' di fortuna e determinazione, di applicare le prime misure da subito. Le ipotesi sul tavolo sono app, prenotazione e navetta per proteggere Pian Grande. E il comune, sono mesi che stiamo lavorando, siamo vicini a una soluzione di un puzzle complicato. Speriamo, insomma, che anche questo avvenga, perché Castelluccio, soprattutto per noi umbri, ma anche per chi viene da fuori, è una realtà assolutamente stupenda durante il periodo della fioritura, con tutti quei colori e quelle distese, sì, di prati. Con questo, Paolo, chiudo la parte del giornale, iniziamo con il provinciale. Sì, rapidamente. Allora, vediamo sull'occhiello alto del Messaggero c'è una fotografia che fa riferimento alla fontana di Piazza Tacito. Fontana di Piazza Tacito continua il lavoro per la posizione dei mosaici che raffigurano i segni dello zodiaco. Bene, una bella notizia, e quindi speriamo che la fontana torni presto ai cittadini. Aiuto, cadono calcinacci, cavalcavia chiuso ai tir. La segnalazione alla polizia locale fa scattare l'allarme sulla sicurezza. Sopralluogo dei tecnici di Palazzo Spada, dopo stop al traffico pesante in viale Borzacchini. Sì, è una telefonata fatta al comando della polizia locale che fa scattare l'allarme per alcuni calcinacci che cadono dal cavalcavia di via Borzacchini, per capirci quello che poi porta a viale dello stadio. Subito accorsi per il sopralluogo, si è verificato che non è un problema di stabilità, ma solamente un problema alla copertura esterna di calcestruzzo, che è quella che copre quindi i ferri, che quindi va risistemata e va rinforzata. Per far questo, però, intanto è stato deviato il traffico pesante che in entrata è stato dirottato sulla Marattana e su via Bramante, mentre in uscita su viale Borsi. È chiaro che l'alleggerimento del traffico in una zona porta l'appesantimento in un'altra. Sarà da vedere come si svolgeranno queste operazioni, anche perché il traffico pesante a Terni ce n'è parecchio, anche se come noi di Confartigianato abbiamo sottolineato molte volte, ci sarebbe la piastra logistica che in questo momento è in disuso, proprio non è mai stata usata per il problema proprio del collegamento ferroviario, che comunque potrebbe già essere utile sin da ora per alcuni tipi di operazioni, e quindi alleggerendo il traffico in città. Comunque ancora nessuno ci ha messo le mani. Paolo, possiamo ricordare una cosa ai nostri radioascoltatori, una notizia che è uscita nel weekend che noi abbiamo lo stop della rassegna stampa, che il 10 giugno verrà attivato l'autovelox qua in via Lessini. Sì, via Lessini, attenzione perché si attiva l'autovelox. Sì, il limite è di 60 km orari. E ti ricordo che le telecamere prendono a 35 metri, quindi praticamente dalla rotonda andando verso la città, e quindi dalla discesa del cavalcavia invece venendo dalla città verso Narni. Quindi occhio a questo nuovo autovelox. Campeggio sbarrato e niente bar, il triste declino dei campacci. Anche il sentiero 5, quello panoramico, chiude alle 18. Il parco dovrebbe essere un gioiello, ma è abbandonato. In effetti, il fatto che non è stato assegnato alla gestione del campeggio, e non ci si riuscirà probabilmente per quest'estate, l'assegnazione della gestione del bar, che però ancora è chiuso, lo stato di degrado che colpisce i campacci, infatti il campo da calcio è diventata una distesa di erbaccia dove praticamente si parcheggia, e si pensava che invece i parcheggi a pagamento avrebbero evitato questo tipo di assalto. E poi ci si mette anche il discorso del sentiero 5, quello più panoramico, quello che va al salto, che praticamente chiude alle 18, quando invece in questo periodo ci sono ben 2 ore in più di luce che potrebbero essere sfruttate. Tutto questo porta veramente a una desolazione in quella zona, che comunque continua ad attirare dei turisti e che vede la Prologo di Marmore in primo piano per continuare a risistemare le aree pubbliche del proprio quartiere. Speriamo che questa cosa venga presa in mano, perché le sollecitazioni sono tante, e che quella zona che è attrazione, come abbiamo visto anche in queste situazioni, in queste condizioni del turismo, possa essere ripristinata al più presto. Ospedale in terapia intensiva, tornano i posti per i non Covid. Come abbiamo detto più volte, la riconversione dei reparti Covid a non Covid sta andando avanti, e adesso siamo
passati anche con la terapia intensiva, dove tornano i posti per la degenza, diciamo, per le emergenze non Covid. E questo è un segno, no, di ritorno un po' alla normalità, anche se il Santa Maria è sempre pronto a riaprire i reparti Covid se ci dovesse essere una recrudescenza della pandemia. Identità virtuali violate, escalation di furti, adolescenti a rischio. Rapaccini, neuropsichiatra, l'autolesionismo è in aumento. Il professor Pasini, alla regione servono strutture immediate. È una cosa di cui abbiamo parlato altre volte. La pandemia ha portato i nostri adolescenti sia per DAD, sia invece per proprio passatempo, perché chiusi in casa, ad attaccarsi ai device tipo computer, telefonini e quant'altro, e uscendo fuori da quello che è la vita sociale quotidiana a cui invece un ragazzo adolescente dovrebbe essere votato. E questo porta, come è stato detto più volte, a un'alterazione anche del comportamento all'interno della famiglia, con eccessi di rabbia verso i propri genitori, quindi situazioni molto difficili in famiglia che sfociano anche in consumo di sostanze, in problematiche alimentari e nell'autolesionismo, tipo il tagliarsi. Per superare questo, come è stato detto più volte, c'è bisogno di una rete di intervento che parta dalla scuola con una campagna di sensibilizzazione, ma che poi trovi nelle istituzioni e nelle strutture adeguate il sostegno. Anche questo è un problema molto molto difficile da affrontare, ma che va affrontato perché i nostri giovani praticamente stanno, diciamo, cadendo sotto il peso di questa situazione che, diciamolo, non è nuova solamente con la pandemia, perché la pandemia l'ha solo accentuata, ma che sin da piccoli vediamo bambini con cellulare in mano che non si riescono a staccare. Anzi, se uno va al ristorante o in vacanza, vede che molti bambini, anche piccoli, per farli mangiare o per far mangiare in pace i propri genitori, vengono lasciati con il tablet davanti. Perché non diano fastidio. Ecco, questa forse è una cosa che va un attimino rivista, perché poi le conseguenze sono queste a cui stiamo assistendo adesso. Cocaina in auto, e a casa viene arrestato un albanese di 57 anni, dopo una perquisizione avvenuta in via Turati, viene messo agli arresti domiciliari perché è trovato in possesso di 17 dosi a indosso e di altre dosi pronte nella propria abitazione. Quindi la droga non manca mai. Narni, la corsa col tempo per salvare un giovane capriolo caduto nel lago dell'Aia. Sì, così è una bella storia. I primi intervenuti sono stati due pescatori che l'hanno tirato fuori dall'acqua aiutando i vigili del fuoco. Infatti, i pescatori che hanno visto questo capriolo che praticamente si era sporso troppo per bere ed è caduto in acqua, hanno chiamato i soccorsi, che sono stati anche tempestivi, e hanno visto anche l'intervento di un veterinario perché il capriolo fosse messo in salvo e rimesso in libertà dopo i controlli del caso. Una bella storia. Narni, al Parco Albornoz, il primo hotel per le api. Centro Testaccio Arci e Orticulum hanno reso possibile realizzare l'idea. L'assessore all'ambiente Alfonso Morelli, spazio anche alla produzione di miele. Sì, è interessantissimo queste tre arnie messe al Parco Albornoz con tre sciami donate appunto da Orticulum, e mentre le arnie da Centro Testaccio e Dall'Arci, per realizzare questo hotel per le api, che praticamente fanno parte di tutto il progetto di turismo slow e turismo, no, ecosostenibile, di cui l'Umbria è portavoce, e che praticamente vedrà anche altre situazioni di questo genere, anche perché bisogna rendersi conto che tutto quello che noi mangiamo, verdure e quant'altro prodotto dalla terra, è grazie anche all'impollinazione delle api, che dobbiamo veramente difendere. Festa della Repubblica, il concerto della Rinascita. E ieri si è svolto in Piazza della Repubblica il concerto dell'Istituto Musicale Bricialdi, sotto la direzione del maestro Filippo Cangiamila, che è direttore della Banda Nazionale dell'Esercito Italiano. L'orchestra era composta da 53 elementi tra ex allievi, alunni e docenti. Una bella iniziativa che ha visto anche la presenza del vice sindaco Giuli, che ha detto: questo è il primo ciak per ripartire la cultura. Quando la pandemia arretra, la cultura riprende il posto. Io sono molto contento perché
essendo un ex allievo del Bricialdi, sono felice che l'istituto continui a essere il faro della cultura musicale nella nostra città, anche se rimpiango un po' il Bricialdi dei miei anni, perché era molto più integrato con le associazioni concertistiche, e tanti ragazzi che oggi vanno al Bricialdi senza neanche sapere cosa vogliono fare del proprio futuro, invece all'epoca erano quelli che sono andati, come il sottoscritto, a fare per parecchi anni il lavoro di musicista, e che hanno potuto vivere, diciamo, in prima persona tanti belli eventi a cui il Bricialdi partecipava in prima persona. Oggi forse ce n'è un pochino meno, e magari sarebbe bello ritornare a questa unione tra stagioni concertistiche e istituto Bricialdi, come sarebbe diciamo auspicabile. Orvieto, iniziano le celebrazioni del Corpus Domini. In effetti, ad Orvieto, orfano anche quest'anno del corteo storico, da oggi partono le celebrazioni del Corpus Domini, con varie manifestazioni religiose che avranno luogo nel Duomo e che poi termineranno sul sagrato del Duomo stesso domenica prossima, il giorno della festa del Corpus Domini. Bene, con questo ho terminato la rassegna per quanto riguarda il provinciale. Bene, vediamo invece il Corriere dell'Umbria. Provincia, mancano 20 dipendenti, fino a 5 anni fa erano oltre 200, oggi sono 144. Le carenze soprattutto dalle figure tecniche come ingegneri e geometri. Servirebbero almeno altri 20 persone nell'organico della provincia di Terni per poter funzionare in maniera ottimale ed essere sguarnito sono in particolare, come abbiamo letto anche dal titolo, le figure di carattere tecnico-operativo. Quindi la carenza di personale purtroppo sta da tempo facendo fare i salti mortali all'ente provinciale presieduto dal sindaco di Guardea Giampiero Lattanzi, dipendenti al di sotto delle necessità, risorse economiche sempre a lumino, tutte questioni con cui la provincia deve fare i conti quotidianamente. Ora si spera in un piano di programmazione in sintonia con Ministero e Regione per recuperare alcune unità sul pensionamento. Attendiamo risposte, dice Lattanzi, per reintegrare almeno alcune figure chiave in settori importanti come l'ambiente, i trasporti, la viabilità e la polizia provinciale. Per la viabilità si è passati da 120 unità alle attuali 50. Speriamo quindi in una risposta che dovrebbe comunque essere positiva, così come già avvenuto per il comune in fatto di reintegro di personale dopo i pensionamenti. Quindi vedremo anche le istituzioni come si muoveranno in tal senso. Lettere dal futuro. Un corpo dei ragazzi di Leonardo e Nucola, le due scuole medie di Terni. Lunedì la presentazione ufficiale dei mini film nel quale studenti e studentesse delle medie riflettono sui sogni e speranze del mondo che li aspetta. L'aiuto di professionisti locali con sceneggiatura, montaggi e musiche sono proprio di giovani ternani. Questa è una bellissima iniziativa. Vediamo Terni, messa in latino dopo 50 anni nella collegiata di Santa Maria Maggiore a Colle Scivoli. Don Albin ha celebrato la funzione in rito romano antico, quindi si ripristinano le origini, Paolo. Narni, l'incubo del lager nascosto per una vita. Orazio Cecca, bigliettaio dell'autobus di Narni, era stato internato a Stalag, lo aveva tenuto segreto anche ai figli. Solo dopo la sua morte trovati un diario e documenti. Ieri ha ricevuto la medaglia d'onore alla memoria, la scoperta della nipote Gaia, ma è una parola, ma ha lasciato tutto scritto, 2 anni prigioniero. Quindi questa è la bellissima storia di Orazio, invito tutti a leggerla alla pagina 30 del Corriere dell'Umbria, che ha tenuto nascosto ai propri figli per non addolorarli quello che lui aveva passato prima di averli. Diciamo che è stato davvero un eroe anche un eroe, in questo. Sì. Orvieto, fortezza, cantiere verso la conclusione. Si sta realizzando il collegamento tra la Locca Albornoziana e il Pozzo di San Patrizio per agevolare i turisti. Consegna entro fine estate, terminati i lavori dell'altro fronte dell'appalto, quindi all'anello della Rupe. I sentieri tracciati dal CAI nei pacchetti dei tour operator, importante riconoscimento per gli sforzi dei volontari della sezione orvietana del Club Alpino Italiano. Con questo, Paolo, concludiamo la nostra rassegna stampa e sì, ci sentiamo domani con i nostri radioascoltatori. E diamo la linea a Umberto Alunni per la sua pillola d'impresa. Buona giornata. Buona giornata, vai Umberto. Buongiorno. Ieri abbiamo parlato di creatività in azienda. Ci siamo lasciati con un quesito, e cioè la creatività si può generare
Si può coltivare la creatività come qualsiasi altra elemento formativo, elemento diciamo informativo del quale l'azienda in qualche modo fa uso. D'altra parte la creatività è un argomento particolarmente scottante perché spesso e volentieri è legato un po' alla personalità, alla persona dell'imprenditore, vorrei dire all'estro, alla estrosità, diciamo, dell'imprenditore. Quindi non è semplice poter fare questi ragionamenti. Quindi ragioniamo in chiave amledica. Può o meno essere coltivata? Si può apprendere la creatività? Si può studiare la creatività e agirla in un secondo momento? Studi non neanche tanto recenti confermano questa possibilità e quindi mettono l'imprenditore nella condizione di poter fare in modo che la sua creatività, che comunque dice, un germe ci deve assolutamente essere, però la sua creatività può essere alimentata, può essere rafforzata, può essere in qualche modo integrata da una serie, diciamo, di considerazioni che possono vivacizzare la sua creatività. Ecco quindi che un altro filone dell'attività formativa del nostro imprenditore, ma sia essa azienda familiare, sia essa SRL, insomma, quello che sia, deve necessariamente passare attraverso l'analisi della propria creatività, la possibilità che la stessa possa in qualche modo essere rafforzata, generata, valorizzata e agita per il bene della stessa impresa. Bene, per oggi è tutto. Un carissimo augurio da Umberto Lunni, Confartigianato Imprese Eterni e ovviamente Amelia Radio. CAF Confartigianato Terni, campagna 730-2021. Perché aspettare per la tua dichiarazione dei redditi? Pensaci subito. Prezzi agevolati per chi diventerà cliente CEMPI, Confartigianato Energia e Gas, modello a partire da 20 euro. Contatta subito le nostre referenti al numero 0744 613311 o scrivendo una mail all'indirizzo 730-2021-confartigianatoterni.it.